Benvenuti a una nuova puntata di Moto Epics su Radio Rider. La guerra fredda, il muro di Berlino, segreti industriali e fughe disperate. C'è tutto questo nella più grande spy story del motociclismo, quella che vede come protagonista Ernst Degner. Bayliss, Bayliss, incredibile! Evidentemente gli tira il culo arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao! Siamo a cavallo tra gli anni 50 e 60, uno dei momenti di maggiore tensione nella guerra fredda tra Stati Uniti e Unione Sovietica. La vita nei due blocchi del mondo è completamente diversa e a volte basta attraversare un confine per scoprire delle differenze sostanziali. Nell'area di influenza sovietica vige una politica isolazionista e nel motociclismo questo implica che i piloti debbano per forza gareggiare con moto prodotte o autorizzate dagli apparati statali. È una regola ferrea ed Ernst Degner non ne è esente. Degner nasce nel 1931 a Gliwice, in Polonia, e dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale si trasferisce nella Repubblica Democratica Tedesca, cioè la Germania Est, governata dal Partito Comunista. Lì inizia la carriera da pilota e nel 1956 viene assunto dalla MZ, la casa motociclistica nazionale, per disputare il campionato del mondo di velocità. Ernst va forte ed è anche molto competente sul piano tecnico, tanto che collabora personalmente allo sviluppo delle moto con il progettista Walter Kaden. Kaden è un ingegnere che durante la guerra è stato impiegato nei laboratori di ricerca sugli armamenti tedeschi. Dopo il conflitto, rifiuta un'offerta della NASA e si stabilisce a Schopau, dove diventa responsabile tecnico della MZ. Grazie anche a un travaso di conoscenze dai progetti di altri ingegneri, Kaden riesce a sviluppare dei motori a due tempi dalle prestazioni eccezionali, con grandi innovazioni su camera di espansione, luci di scarico e ammissione a disco rotante, e questo nonostante sia costretto a lavorare con risorse economiche molto scarse. La MZ infatti ha un budget decisamente inferiore rispetto a quello delle concorrenti occidentali e nessun dipendente percepisce stipendi ricchi, neanche i piloti. Ernst Degner soffre molto questa condizione, vede la vita da star che fanno i suoi colleghi inglesi e italiani e sopporta a fatica le restrizioni imposte dal regime comunista. Comincia a pensare di emigrare, ma si scontra col Niet, perentorio di Berlino Est. Degner, infatti, è il motociclista più famoso della DDR e il governo non può permettere che lasci il paese. Ad ogni modo, nonostante il malcontento del pilota e la scarsità di fondi dell'azienda, nel 1961 la MZ, progettata da Kaden e sviluppata da Degner, ha raggiunto un livello di competitività eccezionale e sembra pronta per vincere il campionato del mondo. Ma in tutte le storie che si rispettino, a un certo punto arriva l'imprevisto. E l'imprevisto, in questo caso, si chiama Suzuki. La casa giapponese da qualche tempo è sbarcata in Europa con grandi ambizioni, ma finora ha raccolto risultati scadenti. Il team manager, Jimmy Matsumiya, capisce che l'unica possibilità di dare una svolta è copiare dai più bravi. E i più bravi, almeno nelle piccole cilindrate, sono quelli della MZ. Nello stesso periodo, Ernst Degner sta cercando un ingaggio con qualcuno che gli permetta di scappare dalla Germania Est. Lo fa con enorme cautela, perché il team MZ è sempre accompagnato alle gare da qualche agente della Stasi, la potentissima polizia segreta della DDR. Ma l'incontro tra le necessità della Suzuki e quelle di Ernst creano le condizioni per l'impensabile. Matsumi e Degner si conoscono in un albergo dell'isola di Man durante il Tourist Trophy e fanno amicizia grazie alla passione comune per la musica jazz. Da quella presa di contatto parte la trattativa, che si sviluppa in pochi giorni e nella massima segretezza. I giapponesi accettano le ingenti richieste salariali di Degner e si impegnano a farlo fuggire in Occidente con tutta la famiglia. In cambio, il pilota promette di rendere la Suzuki competitiva come la MZ di Kaden. La fuga viene organizzata per il 13 agosto 1961. Degner è a Belfast a correre il Gran Premio dell'Ulster, mentre la sua famiglia dovrà raggiungere in treno la porzione inglese di Berlino Ovest e da lì volare in Occidente per ricongiungersi a Ernst. E invece, proprio quel giorno, con un improvviso colpo di mano, il governo della Germania Est decide di chiudere fisicamente ogni collegamento tra Berlino Est e Berlino Ovest, proprio per evitare le fughe sempre più frequenti verso la parte occidentale.
Il 13 agosto 1961 è una data che segna la storia. Inizia la costruzione del muro di Berlino e il piano di Degner, ovviamente, va a farsi benedire. Mentre pensa una soluzione alternativa con gli uomini della Suzuki, Ernst continua a correre regolarmente, vince il Gran Premio di Monza e passa in testa al mondiale della 125. Il 17 settembre il campionato fa tappa sulla pista svedese di Kristianstad per la penultima prova. Nella Germania Est tutti si aspettano di festeggiare il trionfo di Degner, ma lui ha ben altro in testa. Mentre in corso la gara, la moglie e i due figli di Ernst fuggono da Berlino Est, nascondendosi nel vano segreto dell'automobile di un amico. Raggiunta la porzione occidentale della capitale, si dirige verso il confine con la Francia. Nel frattempo, il Gran Premio non va come previsto per la MZ. La moto si rompe e la festa per il titolo è da rinviare. Quella che non può essere rinviata, però, è la fuga di Degner, che ormai deve a tutti i costi raggiungere la famiglia. Mentre i meccanici della MZ lavorano sulle moto ai box, Ernst ruba delle parti motore e qualche disegno di Kaden. Poi esce dal circuito dove lo aspetta l'auto di Matsumiya, raggiunge la Danimarca e da lì in nave la Germania Ovest per riabbracciare la famiglia. Quando Kaden inizia a cercare Degner è troppo tardi. Il pilota più amato della DDR è scappato, lasciando la MZ senza titolo mondiale e senza progetti. La Federazione Motociclistica della Germania Est accusa il suo campione di aver sabotato volontariamente la moto, di aver violato il contratto con la MZ e di aver diffuso i segreti industriali dell'azienda. Accuse pesantissime, da cui però il pilota esce praticamente incolume con una semplice multa di 250 franchi svizzeri. Nel frattempo, Degner si accorda con l'inglese EMC per correre l'ultima prova del mondiale in Argentina, ma l'operazione salta per dei ritardi provocati dalla Germania Est. In cambio gli viene proposto di utilizzare una Bultaco, però Ernst rifiuta, forse anche temendo ritorsioni da parte della Stasi. Il titolo mondiale del 1961 va così all'australiano Tom Phillips sulla Honda quattro tempi. Al termine della stagione Degner vola sotto falso nome in Giappone, al reparto corse della Suzuki per guidare la costruzione delle nuove moto a due tempi copiate dalla MZ. Il lavoro viene bene. Già nel 1962 Ernst diventa campione del mondo della neonata classe 50 e il corso della storia del motociclismo prende una nuova piega. Grazie ai budget faraonici e ai progetti consegnati da Degner, che danno il giusto imprinting al lavoro, la Suzuki e le altre case giapponesi iniziano a costruire moto a due tempi sempre più performanti che in poco tempo demoliscono la concorrenza dell'europeo. Ma Ernst Degner non riesce a godersi più di tanto i frutti della sua azione epocale. Il pilota fuggitivo è vittima di una serie di gravi incidenti in rapida successione, uno dei quali rischia di morire carbonizzato, e nel 1966 si ritira con il corpo martoriato dagli infortuni. Costretto a fare un uso sempre più massiccio di antidolorifici, Ernst diventa dipendente dalla morfina. Divorza dalla moglie, cade in depressione e muore in circostanze misteriose nel 1983 a Tenerife, dove si era trasferito da qualche anno. La tesi prevalente parla di overdose di medicinali, anche se qualcuno sospetta che ci sia la mano della Stasi per vendicare il tradimento di 20 anni prima. E l'ingegner Kaden? Anche per lui la vicenda di Degner è uno spartiacque. Prima deve difendersi dall'accusa di complicità nella sparizione dei progetti, poi continua a lavorare in una MZ che è sempre più attanagliata dai problemi economici. Nonostante questo, Kaden rifiuta ancora una volta le offerte di lavoro dell'Occidente e resta per tutta la vita a Schopau, dove muore nel 1997. La storia della fuga di Ernst Degner è raccontata anche in un libro di Matt Oxley intitolato Stealing Speed e nel documentario Missile from the East uscito nel 2021. Chi vuole approfondire ulteriormente ha quindi molto per soddisfare le sue curiosità, mentre noi vi diamo un appuntamento alla prossima storia di Moto Epics su Radio Rider. Bellis, Bellis, incredibile! Evidentemente gli tiro il culo arrivare dietro tutte le domeniche. Ciao!